Allora, uno degli errori comuni del combattimento della strada è quello di pensare che il fatto di tenere tanto vicino le braccia sia proprio una figata. Allora, questo va molto bene se io sto facendo del pugilato o se sono già uno che è capace a combattere. Perché? Perché succede questo, immaginiamo che lui abbia i due guantoni e tiene vicino qua. Ok, allora qua, se lui mette la testa vicino, quando io colpisco, bam, 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 lui ha i guantoni. Se lui non ha questi due affari qua e si trova qua, per me è abbastanza comodo semplicemente con le palmate andare contro, bam, e fargli fare questo, bam. Vedremo dopo che questa sarà una delle tecniche, per esempio, per andare a prendere il clinch, ok? Ma è comodo da questa posizione, quando lui è su così ed è troppo vicino, fa questo, pum, pum, vado contro, bam, e gli do un colpo forte, ok? Allora, non trasmetterò tutto il colpo sulla faccia facendo in quel modo. Intanto magari riesco a fare questa roba qua, che lui un attimino è addormentato qua. Benissimo, quando è così comincia a tritare le braccia. No? Trito, mi basta. Questo magari per entrare di ginocchio, pum. Mi basta questo per entrare di gamba, pum. Mi basta questo, per un colpo basso. Quindi non teniamo le mani davanti qua, ok? È bella come idea quella di mettersi qua, chiudere il colpo, boom, e andare a cercare l'uppercut qua, ok? Quello a volte si fa nella boxe, nel pugilato. Nella boxe da strada è una roba che possono fare solo quelli che sono molto preparati, non è una roba che consiglio per quelli che sono dei principianti. Quindi l'idea dovrebbe essere quella di tenere qua, o tenere qua, una spanna dal naso, questa qui è una spanna dal naso, perché questa qua mi serve per bloccare, per lavorare col gomito. Eventualmente davanti, non questi, ma i gomiti. I gomiti, perché? Perché sono delle strutture molto più consistenti e il gomito non si piega indietro, mentre le braccia si piegano indietro. Quindi con questo sistema è facile far battere negli occhi i pugni, ok? Come vi ho fatto vedere prima. Quindi non è una buona idea. Se volete tenere la mano destra qui, sì, la mano destra qua si può tenere, ma se vogliamo tenere sui pugni, l'altra sta almeno a una spanna e questa qua deve essere pronta a lavorare sempre per andare a chiudere, parare, colpire, stoccare. Non devono essere tutte e due qui, non devono essere con tutte e due davanti, perché questa qua, se sta di lato, non c'è questo problema. Ok? Questa è pronta per colpire in questa maniera. Alcuni utilizzano per la strada degli schemi di combattimento così, quelli che sanno quello che stanno facendo. Ma perché ragione? Perché qua non è che ho solo shoulder roll, ho questo spuntone qua che mi salva e mi permette questi lavori qui, che sono molto poco ortodossi e molto bastardi da parare, perché comunque se tu aspetti questo codice qui, se ti trovi con questo codice qua, non è la stessa identica cosa. Come te lo aspetti un colpo in questa maniera qua? Non penso. Così, sui genitali? Non penso. Quindi questa, per esempio, alcuni utilizzano questo schema. Perché? Perché partono dall'idea che nella box filippina, immaginatevi a Six, con i bastoni, ok, quando parto sono qua, ok, questa è la mia partenza, questa potrebbe essere la mia dirty box, da qui, da qui, da qui, per questo, perché mi interessa fare dei lavori di questo tipo, che non sono, tra virgolette, tradizionali in questo senso. Ok, negli anni 90 Paul Wunack fece dei video che furono veramente rivoluzionari e mai più nessuno ha fatto sui principi di combattimento, su quelli che lui chiamava attributi. Ok? I principi sono molto più importanti delle tecniche, perché un principio ti permette, tra virgolette, di sorreggere tantissime tecniche e è quello che dà accesso a quelli che vengono definiti dei veri metodi di allenamento e metodi di combattimento. Lui parlava di line familiarization, cioè la familiarità con le linee. Più linee e più cose tu conosci, più riesci a parare perché le riconosci nella realtà, più riesci a vincere sul tuo avversario perché lo puoi sorprendere. Mai cosa fu più vera nella box da strada, ok? Quindi se lavorate così, una spanna almeno dal naso, ok? Non vicini vicini, almeno non fin quando non siete degli esperti di combattimento. Perché una cosa è questo, una cosa è questo, questa è un'altra roba. Qui i gomiti non si piegano. Qui le mani si piegano, indietro, si piegano in questa maniera qui. E salta papà, vedete cosa faccio.